Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Oggi sono qui per fare una recensione singola di un libro che mi ha molto colpito. Sto parlando di Danza sulla mia tomba di Aidan Chambers, un romanzo young adult molto particolare, oserei dire unico, che mi ha fatto cambiare parere almeno 3 volte sulla valutazione da dare e che non sarà semplice da recensire. La storia parla di Henry, un ragazzo di 16 anni, che una sera viene colto dalla polizia a danzare sulla tomba del suo amico morto recentemente. Un agente si dedicherà al suo caso per cercare di scoprire quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a dissacrare in quel modo la tomba del suo amico. E il ragazzo, tramite un racconto scritto, dirà all'agente e a noi tutto ciò che ha portato a quel momento. Henry è infatti molto versato nella scrittura e alla ricerca sin da bambino del cosiddetto amico del cuore, di un amico per la pelle. Un giorno, inizia a raccontarci, ha un problema in barca e viene aiutato dal 18enne Barry, un ragazzo bello ed esuberante con il quale instaurerà un rapporto che va al di là della semplice amicizia. Il libro, sin dalle primissime pagine, non fa mistero di chi sia la tomba sulla quale Henry, chiamato Al, ha danzato. In gran parte è narrato in prima persona da Al, che ripercorre le 7 settimane in cui si è sviluppata la sua amicizia con Barry, dall'inizio alla fine. A inframmezzare il suo racconto ci sono le riflessioni che di volta in volta fa l'agente di polizia o assistente sociale, adesso non ricordo bene, comunque che ci dà un punto di vista esterno. Questo libro mi è piaciuto davvero tanto, mi sento ancora scombussolata quando ci penso. L'autore ha uno stile di scrittura giovane, fresco e ironico, direi addirittura confuso in certi punti. Diciamo che si sente che gli piace giocare con le parole, con le frasi. Non so perché in certi momenti, anche se il genere del libro non c'entra nulla, mi ha ricordato un po' Penelope delle Colonne coi suoi giochi di parole. C'è un rapporto mail to mail, ma non si tratta né di un romance né di una vera e propria storia d'amore in realtà. Sì, Al e Barry hanno una relazione, anche fisica, ma il libro ce la mostra più nella chiave di un'amicizia o comunque di un rapporto breve, ma capace di cambiare completamente il protagonista. Al ha un concetto molto nobile dell'amicizia, fatto di lealtà e fiducia, e Barry in realtà quasi mai si rivela all'altezza delle sue aspettative. Dove Al è fedele e devoto, pronto a seguire l'altro e a lasciarsi trascinare completamente da lui, Barry è esuberante, vuole provare tutti i tipi di esperienze con Al, ma non solo, e tiene molto alla propria libertà. Pur essendo un personaggio molto funzionale alla storia, Barry è tutt'altro che perfetto, non è né il principe azzurro né l'amico dei sogni di Al. Danza sulla mia tomba è un romanzo di formazione, di crescita. Il personaggio di Al subirà una chiara evoluzione che parte dagli strascichi del suo concetto di amicizia portatosi dietro dall'infanzia, fino a trascendere in una consapevolezza di sé, di ciò che vuole veramente e di quello che è stato davvero il suo rapporto con Barry. E saranno proprio le poche settimane che trascorre insieme all'amico e ciò che poi succede a quest'ultimo a cambiarlo, a farlo maturare. Entrambi i personaggi hanno delle aspettative sbagliate l'uno verso l'altro. Il loro non è un grande amore, eppure quello che hanno passato insieme, quello che c'è stato tra loro in quel poco tempo, segna per sempre Al. I temi trattati sono appunto la crescita, il lutto, l'elaborazione del dolore, il disincanto. Un libro che con ironia, purezza e semplicità parla di temi forti come la morte, di sentimenti non corrisposti o non corrisposti secondo le aspettative e di accettazione della dura realtà dei fatti, perché cose come la morte e i sentimenti non si possono cambiare. Non so se capita anche a voi, ma io quando leggo mi viene spontaneo dare la valutazione in stelline, forse anche in funzione del fatto che ho dei social legati ai libri, alle recensioni di libri. E inizialmente stavo dando 4 a Danza sulla mia tomba, per poi diventare un 3 per in realtà gran parte della lettura, per poi tornare a un 4 e poi diventare un 5 negli ultimi capitoli, che danno un senso completo a tutto quanto.
Vi consiglio tantissimo questo libro, dove c'è la tematica omosessuale, ma in realtà non è così importante, perché i protagonisti, per quello che vuole dire il libro, avrebbero potuto essere tranquillamente un ragazzo e una ragazza. Ciò che dice lo vuole dire a tutti gli adolescenti, indipendentemente dalla sessualità. Una sfera commovente, drammatica, ma che dà dei messaggi positivi, anche se questo non fa soffrire di meno, ma vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto, avrei voluto dire di più, ma poi sarei entrata nello spoiler e cerco sempre di evitare, come sapete. Non posso che riconsigliarvi tantissimo questo libro e fatemi sapere se lo avete già letto, cosa ne pensate, se la pensate come me. È stato un libro molto particolare, sicuramente non lo dimenticherò, ecco, un libro di quelli che sicuramente si fanno ricordare. Vi ricordo che se volete supportare il canale potete farlo acquistando ciò di cui parlo tramite i link di affiliazione Amazon che vi lascio qui sotto, oppure offrirmi un caffè simbolico tramite il sito Ko-fi che vi lascio sempre qui sotto. Vi mando un grossissimo bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!